Buonasera a tutti, sono Lorenzo Pisani, anche io del CS4, e vi parlerò di accumulo termico sostanzialmente. La prima parte del seminario sarà per cercare di convincervi che l'accumulo termico ha un'importanza, o almeno può averla in prospettiva. Poi descriverò brevemente delle tecnologie per l'accumulo di calore, per arrivare poi a cercare di convincervi che in fondo l'accumulo termico, anche se è molto semplice, può aver bisogno di una modellazione, quindi merita attenzione anche dal CS4, che è un istituto di ricerca. In particolare mi focalizzerò poi su un particolare problema che abbiamo affrontato e che è risolto, diciamo, che riguarda l'accumulo termico. Questo è il sommario, però posso passare direttamente a cercare di dimostrarvi che l'accumulo termico è importante. Per fare questo, diciamo, devo partire un po' da lontano. In questa slide, diciamo, cerco di rappresentare in maniera schematica qual è il problema energetico. Cioè, il problema energetico sostanzialmente prevede di partire da una fonte di energia per arrivare a un utente. L'utente vuole l'energia in un certo posto, in ben determinato, in un tempo nel quale gli serve e in una forma appropriata, mentre in generale la fonte è in un altro posto, può essere l'energia in un altro tempo, prodotta in un tempo diverso e in una forma diversa. Quindi passare dalla fonte all'utente richiede dei processi di trasporto, di stoccaggio e una conversione. Qui in questa tabella ho messo in maniera molto schematica e poco esaustiva le diverse forme di energia, tipo elettrica, chimica, termica, elettromagnetica e cinetica, e ne ho elencate in maniera sommaria le fonti, le possibilità di trasporto, di immagazzinamento e di utilizzo. In pratica qui metterei solo in evidenza il fatto che, vabbè, sono delle ovvietà, però che la forma migliore per l'utilizzo è la forma elettrica, diciamo, che è più universale. E invece per quanto riguarda il trasporto e immagazzinamento, la cosa più semplice è avere energia in forma chimica, che è più facile da trasportare e da immagazzinare tramite serbatoie, oltre, insomma, bombole, eccetera. Di fatto, da una forma energetica all'altra, si passare da una forma energetica all'altra, per esempio, già come abbiamo visto nella slide prima, la forma ideale per il trasporto non è quella che si usa in casa, quindi passare dal chimico all'elettrico richiede le conversioni. In questa tabella sono elencati di nuovo in maniera schematica, eccetera, non esaustiva, una serie di passaggi di conversione. Proprio dal chimico all'elettrico, in maniera diretta si potrebbe effettuare con l'elettrochimico, che vuol dire sostanzialmente batterie, cioè del combustibile. Ma in realtà è, diciamo, la tecnologia che si usa, diciamo, di massa per passare dal chimico all'elettrico è il termoelettrico, quindi in cui c'è il chimico che viene trasformato attraverso la combustione in termico, il termico che attraverso dei motori diventa cinetico, poi il cinetico attraverso un sistema tipo dinamo diventa elettrico, quindi tutta una serie di passaggi di conversione e tutta una serie di, ognuna con la sua efficienza e la sua particolare tecnologia. Se andiamo a esaminare il problema energetico nello scenario attuale, che è basato sostanzialmente sulle fonti fossili, quindi carbone, petrolio, metano, abbiamo che le fonti sono già in forma chimica e quindi sono già in forma adatta per il trasporto e per l'immagazzinamento. L'unico problema che rimane è quello della conversione in energia elettrica, che, diciamo, di solito avviene attraverso il termoelettrico di cui vi ho parlato prima. Se però l'ottimizzazione
scenario attuale ha dei problemi, come tutti sapete probabilmente. I problemi principali sono il fatto che le fonti fossili sono finite, cioè non sono finite adesso, ma hanno un limite, sono limitate. E secondo è che utilizzando le fonti fossili inevitabilmente si genera anidride carbonica che va a finire l'atmosfera con il famoso effetto serra, eccetera. I problemi climatici che adesso stanno comunque cominciando a mostrarsi in maniera evidente. Quindi il problema, la soluzione a questi problemi è passare a un utilizzo forte delle fonti rinnovabili. E il problema delle fonti rinnovabili è che non sono in forma chimica, ma sono in forme diverse. E quindi diciamo ci sarebbe necessità di un cosiddetto vettore energetico, cioè di una conversione in una forma che permetta loro di essere trasportate e immagazzinate in maniera semplice e efficace. L'idea di cui si parla tanto è quella di usare il famoso vettore idrogeno, in cui le energie rinnovabili tramite dei reattori o idrolisi, insomma, qualche trasformazione particolare, vengono trasformati in idrogeno, il quale poi viene trasportato, immagazzinato, e poi attraverso le celle combustibile si potrebbe ottenere anche a livello locale, quindi non distribuito, cioè distribuito l'elettricità per l'utilizzo. Il problema di questo scenario è che in tutti questi passi, sia nella produzione di idrogeno, che nel trasporto e nell'immagazzinamento di idrogeno, che anche nella fase di conversione delle celle combustibile, la tecnologia è indietro. È indietro e diciamo, non so se ci siano prospettive reali di passare a questo schema in tempi prossimi, sicuramente non vicinissimi. Quindi bisogna cominciare a pensare a qualche alternativa. Di fatto lo sviluppo, questo è uno scenario intermedio, ma di fatto è già praticamente attuale, nel senso che lo sviluppo del rinnovabile è già cominciato, in particolare del fotovoltaico e le turbine eoliche danno già potenze importanti di elettriche. Il problema principale quindi è che sia l'eolico che il fotovoltaico generano direttamente energia elettrica. L'energia elettrica può essere sì trasportata attraverso le linee elettriche, però ha un grande problema riguardo l'immagazzinamento dell'energia. Lo stoccaggio di energia elettrica è un problema. Ci sono le batterie ovviamente, però le batterie sono costose, non si può pensare a un utilizzo di massa delle batterie, non ha molto, cioè, è troppo costoso. Una soluzione diciamo intermedia potrebbe essere quella di usare invece del fotovoltaico il solare termodinamico di cui Erminia ha parlato abbondantemente prima, in cui sostanzialmente fra l'elettromagnetico, cioè fra il fotone, fra l'energia del sole e quella elettrica, c'è un passaggio intermedio che è l'energia termica, viene scaldato in qualche fluido. E a questo punto abbiamo un'opportunità in più, che è quella di immagazzinare il calore, a usare questa fase intermedia per immagazzinare l'energia, quindi immagazzinarla sotto forma di calore. Un esempio di schema qui sembra complicato, ma in realtà è molto semplice. L'impianto solare termico è questo qui. In questa parte dell'impianto sono i famosi eliostati, che avete visto prima, che indirizzano l'energia solare su un ricevitore. Nel ricevitore arriva un fluido chiamiamo termovettore, un fluido freddo che viene scaldato all'interno del ricevitore dall'energia dei fotoni, diciamo, e quindi esce dal ricevitore caldo. Questo fluido caldo può essere mandato direttamente attraverso uno scambiatore di calore alla produzione elettrica. Dallo scambiatore di calore uscirebbe il fluido freddo e il ciclo sarebbe chiuso così. Se uno mette semplicemente due serbatoi, uno sulla linea del caldo e un altro sulla linea del freddo, può scegliere di, in caso in cui ci sia sovrapproduzione di calore
di convogliare una parte del fluido caldo nel serbatoio per il caldo, e ovviamente per chiudere il ciclo nello stesso tempo deve far uscire un po' di fluido freddo dal serbatoio freddo, e in questo modo, diciamo, realizza un semplicissimo accumulo di calore. Poi viceversa, quando, per esempio, quando se ci fosse una nuvola, se succede sempre che arriva la notte, e quindi c'è necessità, oppure semplicemente c'è una fascia temporale in cui l'elettricità costa di più, quindi ha più valore, può decidere di aprire, di scaricare il serbatoio caldo senza avere il flusso, oppure aumentare il flusso che arriva dal ricevitore scaricando parzialmente il serbatoio caldo, e in questo modo, diciamo, poi dallo scambiatore di calore il flusso resta freddo, produrre energia nel tempo in cui ha deciso di produrlo, e poi il fluido freddo dallo scambiatore di calore va ad accumularsi nel serbatoio freddo. Questo sistema quindi è semplicissimo, diciamo, è semplicemente mettere i fluidi e raccoglierli in un serbatoio, ma non è il sistema ideale, nel senso che ci sono dei problemi. Il problema è che se uno vuole pensare di usare questi mezzi come, appunto, come dicevo prima, una tecnologia chiave, chiamiamola, oppure per andare verso grandi produzioni di energia rinnovabile, allora ha bisogno di un grande accumulo. Grande accumulo vuol dire quindi grandi quantità di fluido in questo caso. I fluidi termovettori possono essere sì, i più sviluppati, i più utilizzati adesso sono oli oppure sali fusi. Gli oli costano, quindi già pensare di accumulare grandi quantità di olio non è proponibile. I sali fusi costano meno, però hanno il piccolo difetto che se uno li fa lasciare raffreddare si solidificano. E quindi anche lì, diciamo, gestire un serbatoio con grandi quantità di sali fusi che poi diventano solidi non è facile. L'altro fluido che si usa è il gas, quindi assolutamente non pratico accumularlo anzi, è improponibile accumularlo per il calore. Allora, diciamo, una soluzione che può essere, diciamo, interessante è quella di utilizzare delle particelle solide per riempire parzialmente il serbatoio e usarle come materiale per accumulo termico. In questo modo, diciamo, si ridurrebbe in maniera drastica la parte di fluido. Queste particelle possono anche avere una capacità termica maggiore del liquido stesso, quindi accumulare più calore rispetto al fluido. Un'altra soluzione tecnologica che permette di limitare i costi del sistema è quella di, invece di usare due serbatoi, di usarne uno solo, in cui il fluido caldo in fase di carica entra da questa parte e spinge fuori il fluido freddo dall'altra parte, e in fase invece di scarica del calore si inverte semplicemente il flusso e il freddo entra da sopra facendo uscire il caldo da sotto. Questo è un sistema. Il sistema più semplice quindi sarebbe quello di un singolo serbatoio riempito da particelle solide, parzialmente ovviamente, in cui il fluido passando attraverso il fluido termovettore scambia calore con le particelle e quindi le usa per accumulare calore. Qual è il problema principale di questo tipo di sistema? In questa figura qui è schematizzato quel processo di riempimento che avevamo visto prima. Qui in ascissa c'è la coordinata assiale del serbatoio e in ordinata c'è la temperatura. Se partiamo con il serbatoio pieno di fluido freddo e facciamo una fase di carica, quindi lo riempiamo col fluido caldo, quello che può succedere è che l'interfaccia fra caldo e freddo piano piano si deteriora, cioè invece di rimanere una parte esattamente piena di fluido caldo e un'altra parte esattamente piena di fluido freddo,
cioè tutta una zona intermedia in cui il fluido assume temperature intermedie. Questo perché è un problema? Perché per l'utilizzo dell'impianto, per esempio per l'utilizzo del generatore elettrico, l'energia, il fluido deve avere una temperatura ben determinata, entra ovviamente un certo range, ma più piccolo possibile. Allo stesso modo, quando si scarica il fluido freddo, se questo è più caldo di quello che dovrebbe essere, c'è uno spreco di energia, sostanzialmente stiamo buttando via del calore. Allora, cosa facciamo? Quando, per esempio, in questa fase di carica, a un certo punto ci si ritrova con il fluido che sta uscendo, che non è più la temperatura fredda, che è questa di base, ma è più calda. Cosa facciamo? Se ci fermiamo a questo punto, quindi interrompiamo il ciclo di carica, sostanzialmente stiamo sprecando una parte del serbatoio, questa qui non viene più riempita. Oppure andiamo avanti e allora però stiamo buttando via energia perché stiamo scaricando fluido più caldo di quello che dovrebbe essere. Sostanzialmente quindi si tratta di fare un compromesso fra, in un caso, efficienza energetica, quindi scaricare roba calda diminuisce l'efficienza, o capacità del serbatoio, che quando non la si riempie del tutto si diminuisce la capacità del serbatoio. Di fatto quindi il problema non è banale, quindi diciamo ha senso che il CS4 si occupi di questi sistemi, che ci sia una modellistica per descrivere questi sistemi. Quali sono i problemi? Come mai si allarga questo termoclino? I fenomeni sono due, sostanzialmente. Uno è quello del fatto che lo scambio di calore, se non è sufficientemente veloce, tra lo scambio di calore tra il liquido e il solido, quando il fluido passa e se il solido non si è ancora riscaldato, questo provocherà ovviamente un raffreddamento del fluido cosiddetto caldo e quindi un allargamento del confine. Un altro fenomeno che genera questo allargamento è quello della conduzione termica, ovviamente, che tende in generale a trasferire calore dalle zone calde a quelle fredde. Se la conduzione termica è importante rispetto a questi flussi di carica e scarica, allora ha un contributo importante anche sul termoclino. Come termoclino intendo la larghezza di questa fase intermedia. Il problema principale è che per avere uno scambio termico veloce bisogna avere certe caratteristiche delle particelle che riempiono il materiale del serbatoio, che non sono le stesse che bisogna avere per avere una bassa condizione termica. In particolare poi, se consideriamo anche un'altra delle perdite possibili, che è quella che deriva dalla necessità di pompare il fluido all'interno del serbatoio, e quindi ci sarà una parte dell'energia che uno accumula, lo va a perdere pompando. Si vede che, diciamo, per certe esigenze le particelle devono essere piccole, per altre devono essere grandi. Il serbatoio deve essere alternativamente corto, lungo, poi corto. Quindi, diciamo, ci sono delle esigenze che vanno in contrasto l'una con l'altra, e il ruolo della modellazione può essere proprio quello di trovare il miglior compromesso tra questi fattori. Per questo, diciamo, ci hanno proposto, diciamo, di cominciare a studiare questo tipo di problemi. Lo scopo pratico è quello ovviamente di ridurre le perdite. Come ho detto prima, le perdite principali sono quelle di pompaggio e quelle dovute all'allargamento del termoclino. E poi c'è anche il problema della dispersione termica, cioè del fatto che il calore poi viene disperso attraverso le pareti del serbatoio. I fenomeni da modellare sono: abbiamo questo mezzo formato da tutta una serie di solidi, pezzi diciamo, di pietre o quello che è, in cui bisogna far fluire il nostro fluido, quindi sono fenomeni di trasporto sia di massa che di energia attraverso un mezzo poroso. E poi c'è ovviamente lo scambio di energia e momento fra le varie fasi. Diciamo, i risultati attesi sono ottimizzazioni del processo, della geometria del recipiente e delle proprietà delle particelle.
Entrando un po' più nel dettaglio, ma senza andare veramente a fondo, le perdite per pompaggio son descritte, diciamo, riguardano fenomeni di trasporto di massa, perché chiaramente bisogna spingere il fluido attraverso il serbatoio, e con uno scambio di momento e quindi necessità di spingere, che è importante, dipende dalle proprietà delle particelle. Il fenomeno del termoclino riguarda la conduzione termica e lo scambio termico fra fluido e solido, come abbiamo detto prima. Per tutti questi fenomeni ci sono tutta una serie di parametri che sono rilevanti: la velocità del fluido, la sua viscosità, il rapporto superficie-volume del solido, quindi sostanzialmente la dimensione delle particelle solide, la tortuosità del trasporto. E più o meno le stesse anche per le proprietà del termoclino. La modellazione di questi fenomeni può permettere l'ottimizzazione dei parametri e quindi diciamo, realizzare un impianto con le minor perdite possibili. Ci sono ovviamente delle equazioni che descrivono questi fenomeni, di cui non entro assolutamente oggi, sia per il trasporto di calore che per quello di massa, e che abbiamo codificato in un codice di simulazione che permette di descrivere questi sistemi. Giusto per fare un esempio, faccio vedere un caso di applicazione, che è lo studio di un piccolo impianto pilota che funziona ad alte temperature. Stiamo parlando di 1000 Kelvin, quindi temperature molto alte, la temperatura fredda è 990 Kelvin per capirci, che funziona quindi come un fluido termoiettore gassoso, anche perché liquidi a queste temperature non è facile trovarne. Questa figura qui esemplifica una parte dei risultati in cui sostanzialmente si confrontano la capacità del serbatoio e l'efficienza in percentuale al variare di alcuni parametri. Il parametro rappresentato in questa figura sono il volume del serbatoio fisso, il parametro che si varia geometrico è quello del rapporto tra altezza e volume, e quindi la forma del serbatoio. E il secondo parametro è quello della dimensione delle particelle, che il raggio delle particelle varia, è rappresentato in diversi colori. Questo solo per dire, diciamo, che con questo tipo di modelli si può arrivare a dare, diciamo, delle indicazioni ai costruttori su quali siano le caratteristiche ottimali del sistema. Passo subito alla seconda parte, diciamo, che è quella del problema cosiddetto, problema particolare, che in sostanza è questo, diciamo, uno dei problemi che ho già messo in evidenza è quello che bisogna pensare in grande, cioè a considerare grandi quantità di calore accumulato. Quindi la ricerca, diciamo, dovrebbe focalizzarsi su materiali a basso costo per il riempimento di questi serbatoi, che possono essere o materiali naturali, tipicamente pietre, pezzi di pietra, pezzi di roccia, oppure addirittura scarti industriali con scorie o rifiuti trattati in qualche modo. Diciamo, l'idea di filler che abbiamo usato finora, che erano palline perfette, sferiche, fatte apposta per il nostro sistema, viene a mancare. E il filler, diciamo, con cui dovremo in prospettiva avere a che fare hanno più l'aspetto di questa figura qui a destra. Qual è il problema principale? Il problema principale è che le proprietà che conosciamo del trasporto in un mezzo poroso di questo tipo qua non valgono più in un mezzo di questo tipo qua. Quindi c'è un problema fondamentale di capire come la forma dei nostri oggetti, che a questo punto diventa una forma non definita, o diciamo definita, ma non standard, diciamo, influisce sui parametri di trasporto.
Quello che succede è appunto che molti parametri di trasporto, come la permeabilità e la conduzione, dipendono in maniera davvero significativa dalla forma delle particelle. Quindi usare i modelli sviluppati per particelle sferiche non ha senso, non funziona. Quindi se uno vuole usare i modelli per prevedere il funzionamento del sistema, deve ripartire da zero e andare a studiare come il trasporto avvenga in sistemi che siano formati da particelle di forma, diciamo, strana, così per capirci. Quindi diciamo siamo in un tipo di problematica che è molto generale, nel senso che stiamo parlando di trasporto in mezzo poroso, cioè abbiamo il nostro contenitore in cui ci abbiamo messo particelle di qualsiasi forma e in cui facciamo passare in mezzo un fluido. Questo è un problema che non riguarda solo il trasporto, ovviamente solo il trasporto del calore in questi sistemi di accumulo termico, ma ha una marea di applicazioni, tipo immaginiamo il trasporto di acqua nel terreno. Ecco, un tipo di applicazione per cui abbiamo quasi un contratto è quello di trovare il pannolino per assorbire al meglio il liquido, diciamo, prodotto dai bambini. E anche questo, diciamo, è una problematica di quel tipo, nel senso che c'è un mezzo, proprio sempre nel caso il pannolino, e un fluido che ci passa attraverso. Insomma, tutti fenomeni che possono essere, diciamo, considerati in questa grande classe di trasporti mezzi porosi. Quali sono, diciamo, cos'è che bisogna modellare? Quali sono le caratteristiche importanti? La prima cosa è se c'è un'interazione fra il fluido e il solido. L'interazione fra il fluido e il solido dipende sostanzialmente dalla superficie tra solido e fluido e dalla sua direzione rispetto al flusso. Questo è il primo parametro importante, diciamo, la superficie specifica. Però anche in assenza di interazione ci sono altre due quantità che sono importantissime che, diciamo, influenzano tutti i fenomeni di trasporto in mezzo poroso. Uno è il fatto che la parte solida semplicemente esclude una parte del volume al trasporto, banale. L'altra è quella che attraversando un mezzo poroso, il fluido no, in generale non può andare dritto, a meno che non immagino sia costituito da tubi cilindrici nella direzione del moto. In generale il fluido dovrà fare un percorso più lungo di quello ottimale. Per descrivere questi tre fenomeni, diciamo, ci sono quindi tre parametri di tipo geometrico. Uno è la superficie per unità di volume specifica di cui ho già parlato. Secondo è la cosiddetta porosità, che è il grado di vuoto, cioè il volume, la frazione di volume che può essere utilizzata dal flusso. E la terza è questo aumento di percorso che il fluido deve fare per attraversare il volume rispetto a quello, diciamo, al percorso minimo AB. E questi tre parametri, diciamo, poi entrano in tutti, a parte quello di interazione, che l'interazione può esserci o meno. Sicuramente questi due entrano in tutti i fenomeni, in tutti i parametri di trasporto e modificano le caratteristiche del trasporto. Di fatto, i primi due parametri si possono ricavare facilmente, perché la porosità si ricava semplicemente può ricavare proprio dal peso e dalla densità del mezzo, quindi si può misurare facilmente. La porosità dà un grado di impaccamento. La superficie specifica anche si determina in maniera semplice dalla caratterizzazione di un singolo oggetto, e quindi dalla misura della superficie di un singolo oggetto e poi dal grado di impaccamento, quindi si può misurare facilmente quanto poi sarà la superficie specifica nell'intero volume. Di fatto, quindi, questi primi due parametri possono essere determinati in maniera semplice, caratterizzando un singolo oggetto e il grado di impaccamento, quindi quanti sono.
Il problema principale è invece che la tortuosità è un'espressione molto più complicata. Nel senso che non dipende, è difficile capire come dipenda dal singolo, dalla forma del singolo oggetto. In casi particolari ci sono le reazioni che legano la tortuosità al grado di impaccamento, cioè quindi alla porosità, però riguardano di nuovo delle forme particolari degli oggetti, forme sferiche tipicamente. Come facciamo quindi a risolvere il problema che ci siamo posti, cioè quello di capire come il trasporto dipenda dalla forma dell'oggetto, quindi l'oggetto che consideriamo? In realtà non è così difficile. Io mi sono messo con carta e penna e in una mezza giornata l'ho risolto. Definiamo quindi la tortuosità. La definizione geometrica abbiamo detto che è data dal rapporto tra il cammino effettivo della particella e il cammino reale della particella, che quindi di muoversi evitando gli ostacoli, e il cammino effettivo, che è quello dritto, che sarebbe quello che farebbe in assenza di mezzo poroso. Questa è la prima figura che mi sono fatto sul foglio quando volevo risolvere il problema, quindi abbiamo sostanzialmente, la possiamo descrivere come il cammino reale, che è dato dalla distanza che percorre il fluido nella direzione del flusso tra un urto e l'altro, e poi la distanza delta, che l'ho chiamata delta, che il fluido deve fare per passare al di là dell'oggetto. Facendo quindi la definizione di tortuosità, ci dà che la tortuosità è uguale a d più delta diviso d. D è il cammino efficace, delta è il cammino addizionale. Di fatto vogliamo quindi determinare cosa sono questi d e questi delta in funzione della geometria degli oggetti. Questo è il secondo disegno che ho fatto sul mio foglio. È forse un pochino più complesso, ma non molto, nel senso che da questo semplice schema si vede che il volume totale, che è dato dal volume del solido più il volume vuoto compreso fra i vari oggetti, può essere diviso in zone fatte così costruite. E si vede anche che questo volume è dato semplicemente dal prodotto fra la sezione d'urto dell'oggetto, che è qui definita da questa sigma, moltiplicato per la distanza media tra un oggetto e il prossimo. Quindi, quando vogliamo, la nostra incognita, che era D, può essere determinata in maniera semplice come il rapporto fra il volume totale diviso la sezione d'urto. E sia il volume che la sezione d'urto sono due caratteristiche dell'oggetto che stiamo considerando, quindi diciamo che le conosciamo. Poi, questa V vuoto è legata alla porosità in maniera semplice, nel senso che la definizione di porosità è proprio quella del rapporto fra il volume vuoto e quello totale. Quindi diciamo con un'algebra semplicissima si arriva a definire la distanza d fra un oggetto e l'altro come una funzione di due parametri: il volume e la sezione d'urto dei singoli oggetti, e funziona anche ovviamente il grado di impaccamento, quindi la porosità epsilon. In questo senso la prima parte del problema è risolto, l'espressione per D ce l'abbiamo, ci rimane solo da ricavare quella per il delta. Ma in realtà il delta sembra ancora più semplice, nel senso che si vede che in qualche modo legato al raggio dell'oggetto. Lo spostamento dipende dalla dimensione trasversale dell'oggetto. Quando bisogna spostarsi per evitare l'oggetto è legato alla sua dimensione. Riscrivendo l'equazione, riportando questa forma qui in cui compare il raggio dell'oggetto, abbiamo generato un bel fattore di forma si ottiene dal raggio moltiplicato per la sezione d'urto diviso il volume. Questo fattore di forma cosa vuol dire? È una quantità che dipende dalla forma dell'oggetto, ma non dalla sua dimensione, quindi non scala con le dimensioni, ma solo è
caratterizza la forma dell'oggetto. Rimane solo da capire cos'è questo K. Quando siamo in un caso in cui le particelle sono tutte ben distanti l'una dall'altra, come dicevo prima, per passare il singolo oggetto bisogna sostanzialmente allontanarsi di una distanza che è pari al raggio dell'oggetto, dove il raggio è definito in maniera un po' arbitraria, però è una proprietà del singolo oggetto, questa è la cosa importante. E quindi in questo caso sarebbe k uguale a 1 e l'espressione per la tortuosità è un'espressione molto lineare, molto semplice e lineare con la porosità. In realtà il caso presentato prima non è realistico, nel senso che non descrive un mezzo poroso che ci interessa. Non è un vero solido se gli oggetti sono distanziati l'uno dall'altro. Un vero mezzo poroso si presenta più o meno come questa figura, in cui gli oggetti sono a contatto e in cui, quando uno deve superare un oggetto, tipicamente va a incontrarne un altro. Quindi il cammino che deve percorrere l'oggetto per superare. Che percorre il flusso per superare l'oggetto, non è più solo R, è qualcosa di più. Ma qualcosa di più cosa? Beh, è la stessa definizione di tortuosità che avevamo dato prima, semplice e chiara, cioè invece di percorrere R, deve percorrere tortuosità moltiplicato R. Il percorso per evitare l'oggetto è anch'esso tortuoso, quindi semplicemente la definizione di delta è tortuosità moltiplicato raggio dell'oggetto. L'equazione che abbiamo scritto è semplicissima, compare la tortuosità sia da una parte che dall'altra, però è un'equazione di primo grado, quindi la sappiamo risolvere. E otteniamo una soluzione che è quello che volevo sostanzialmente, è la tortuosità espressa in termini della forma dell'oggetto e dell'impalcamento, della porosità. Quando ho ricavato questa formuletta qui ho detto, ah, che strano che non la conosco, ma già perché è semplice ed è proprio quello che mi serviva. Poi ho fatto una ricerca in rete e non l'ho trovata, quindi pubblicata, almeno così. Di fatto, in tutto il discorso di prima c'è un piccolo difetto, nel senso che c'era un'assunzione che non ho detto, ma che adesso verrà chiara, è che il mezzo fosse isotropo, cioè che sostanzialmente che la tortuosità nella direzione del moto fosse uguale a quella trasversale. In realtà non è così, perché in generale non è così. Cioè se le particelle non sono sfere e hanno un orientamento preferenziale all'interno del mezzo, abbiamo che il fattore di forma non è simmetrico perché dipende dal raggio, che dipende dalla direzione in cui uno guarda la particella, e la sezione d'urto che allo stesso modo dipende dalla direzione in cui uno guarda la particella. Se voi pensate a un oggetto allungato, la sezione d'urto vista dall'alto è molto più piccola di quella vista dal lato, per esempio. E allora non è più vero che la tortuosità che si usa qui nel delta è la stessa che otteniamo dall'equazione, in realtà è una quantità in una direzione diversa. Per capire qual è il problema e trovare una soluzione molto semplice, consideriamo il caso bidimensionale. Nel caso bidimensionale semplicemente scriviamo la stessa equazione di prima, però in questa seconda parte invece di esserci la tortuosità, la stessa qui, c'è una quantità diversa che è la tortuosità nella direzione ortogonale. Come facciamo? Semplice, riscriviamo la stessa equazione per la tortuosità ortogonale, ovviamente. E il 2D ha il grande vantaggio che l'ortogonale dell'ortogonale ritorna nella direzione di partenza. Quindi questa tortuosità, che è l'ortogonale dell'ortogonale, è uguale a quella di partenza. Quindi abbiamo un sistema di due equazioni, due incognite, lineare, quindi direi che lo sappiamo risolvere. E abbiamo una soluzione anche in questo caso molto semplice, un pochino leggermente più complicata, che ovviamente nel caso in cui il corpo sia simmetrico, quindi il fattore di forma alfa sia uguale nelle due direzioni, si semplifica e ritorna
all'equazione precedente. Nel caso più complesso, nel caso in cui non sia vero questo, cioè se non c'è isotropia, ha la sua forma, che è più complessa, però è inevitabile perché comunque abbiamo delle direzioni preferenziali. Di fatto questo qui era tutto, erano forme, era tutto scritto su carta, perfetto, esatto. Di solito però la gente non mi crede quando faccio vedere i calcoli, quindi bisogna in qualche modo validare un modello anche se è fatto analiticamente, diciamo. E per fare questo, diciamo, ho costruito un mezzo, diciamo, un modello numerico in cui riempivo uno spazio computazionale con oggetti, in questo caso parallelepipedi 5x20 e 2D, quindi rettangoli 5x20, messi in maniera stocastica, casuale, e ho simulato il flusso, un'equazione di trasporto molto semplice, per calcolare, per ricavare poi la tortuosità. In questo modo ho potuto confrontare il valore previsto dal modello analitico con i risultati della modellazione numerica. Qui ci sono delle variabilità, chiaramente, perché il riempimento è stocastico, quindi dipende da come viene realizzato il riempimento, sia nella direzione longitudinale, quindi nella direzione del lato lungo del rettangolo, che è nella direzione trasversale, direzione del lato corto. È interessante, direi, notare, a parte che l'accordo è più che buono, che dal lato lungo al lato corto la tortuosità varia in maniera sostanziale. Qui siamo al 50% di porosità, qui siamo sotto il 2, sotto un valore 2, al 50% qui siamo a 6. Questo dimostra, diciamo, l'idea iniziale, che se vogliamo descrivere questo tipo di sistemi non possiamo considerare queste particelle come sfere. Il trasporto si comporta in maniera totalmente diversa. 2D ovviamente non è un sistema realistico. Il 3D è un sistema più complesso, nel senso che quella semplificazione per cui l'ortogonale dell'ortogonale diventa il longitudinale non funziona più perché abbiamo tre dimensioni. Però lo stesso, quindi non vi mostrerò i calcolini questa volta, perché c'è un po' di complessità. Lo stesso si riesce, diciamo, soprattutto in casi più semplici, per esempio, in cui ho considerato il caso no, non banale più semplice, cioè il caso in cui la particella non sia simmetrica, ma abbia un allungamento in una certa direzione. Quindi invece di essere isotrope, sono particelle allungate o viceversa schiacciate, però con due delle direzioni che sono equivalenti. In questo caso, quindi, diciamo, la forma si riduce a un singolo parametro, che è un parametro di allungamento, questo R, che diventa 1 nel caso in cui si ritorna al caso isotropo, e di nuovo, nel caso R uguale 1, tutte le formule poi si tornano a quella precedente. È un parametro E, che è sostanzialmente il volume escluso al trasporto, che non è qualcosa di leggermente diverso da 1 meno epsilon, perché nel caso che ci siano rientranze o comunque dietro gli spigoli, ci sono comunque dei volumi che sono esclusi dal trasporto anche senza essere pieni. Però comunque sono entrambi dei parametri che dipendono semplicemente dall'oggetto e dalla sua e dal riempimento dalla forma dell'oggetto e dal riempimento del sistema. Quindi direi che passiamo anche in questo caso alla validazione numerica, che è ancora meglio. In questo caso qui stiamo considerando dei parallelepipedi piatti, 4x4x1 di lato. Questo qui può essere, diciamo, l'esempio di mezzo. Il deposito di Paperon dei Paperoni può essere descritto praticamente in maniera buona con questo tipo di modello, in quanto abbiamo particelle piatte che sono più o meno tutte allineate in maniera concorde, cioè che hanno l'asse in verticale. E si vede dai risultati che c'è un buon accordo di nuovo fra il numerico, che sono i puntini, e l'analitico, che sono le linee continue, sia in direzione longitudinale che in direzione trasversale. E due, che come nell'altro caso,
c'è una differenza sostanziale fra le due direzioni, quindi il trasporto dipende in maniera sostanziale non solo dalla forma degli oggetti, ma anche dall'orientamento del flusso rispetto ad essi. Stesso caso invece con parallelepipedi allungati, stesso tipo di conti, di nuovo confronto fra numerico e analitico, di nuovo ottimo accordo e grande differenza fra le due direzioni. Sono arrivato alle conclusioni, quindi diciamo che il problema che mi ero posto è sostanzialmente è risolto, nel senso che partendo dalla caratterizzazione geometrica delle particelle che possiamo usare per riempire il nostro serbatoio, che a questo punto possono essere di qualsiasi forma, possiamo valutare tutti i principali parametri fisici che caratterizzano il mezzo poroso, cioè la porosità, la tortuosità e la superficie specifica. Da questi parametri del mezzo poroso possiamo ricavare i parametri di trasporto, queste diciamo sono relazioni comunque di solito ben note, in qualche caso semplicissimo quando non c'è interazione, come il caso tipico della diffusione o della conduzione, in altri casi più complessi, come nel caso della permeabilità in cui c'è interazione fra il fluido e la struttura diventa importante, però di fatto queste relazioni ci consentono di inserire nelle nostre equazioni di trasporto i parametri che abbiamo determinato che dipendono dalla forma, quindi la forma dei nostri filler entra ora nelle equazioni attraverso questi parametri, prima attraverso il tau, la tortuosità e poi attraverso la permeabilità, la diffusività. E a questo punto possiamo sostituire queste espressioni nei codici e ottenere diciamo, la nostra simulazione di sistemi termici, di sistemi serbatoi riempiti con filler di qualsiasi forma. Tutto questo lavoro qui sostanzialmente è servito per aggiungere questa riga a tutte le altre caratteristiche che già aveva il codice. Quindi diciamo non è un cambiamento epocale, però è un piccolo avanzamento diciamo, allo sviluppo tecnologico di questo tipo di tecnologia. Ringrazio come Erminia, devo ringraziare il progetto Stage ST di cui ha già parlato Erminia per i finanziamenti, la Regione Sardegna perché parzialmente copre anche le regioni i finanziamenti al nostro centro e poi voi per l'attenzione. Grazie.